Siamo con RB Casting e il regista Marco Martani. Allora, vogliamo chiederti che cosa ti aspetti da questa serata e se c'è un film di questi in concorso, un DVD per cui fai il tifo. Allora, beh, intanto che mi aspetto che notte prima degli esami oggi vinca qualche premio, perché credo che sia comunque un prodotto che già come concepito l'abbiamo costruito avendo grande attenzione anche per tutto l'apparato extra, perché abbiamo un backstage di quasi 2 ore che secondo me è bellissimo, quasi un documentario sul film. E poi, tra l'altro, diretto da Alberto Vendemmiati, che è uno dei più grandi documentaristi che abbiamo in Italia, quindi insomma è sicuramente una cosa, un'operazione nuova. Che mi aspetto da questa serata? Che ci sia comunque sempre maggiore attenzione ai DVD, che comunque sia è un elemento di fruizione del film, che ne dicano molti, di grande qualità, perché hai la possibilità poi di analizzare il film veramente, di poterne vedere gli aspetti anche più innovativi. E certo, la sala è la sala, però il DVD ti permette comunque di riprendere dei film che tu, essendo 8-10 uscite alla settimana, magari molti te ne perdi. Quindi soprattutto per chi fa il mio mestiere, che comunque deve vedere più film possibile, il DVD è l'unica strada per... Un mezzo fondamentale. E hai un DVD del cuore? Sì, io... Allora, il DVD che ho aspettato con ansia di comprare è stata l'extended version del Signore degli Anelli, perché io sono un grande appassionato di tutta la trilogia, e quando ho saputo che nell'extended version c'erano 30 minuti in più ogni film, oltre naturalmente a degli extra fenomenali sulla costruzione degli effetti speciali, sulle interviste al regista, eccetera, eccetera, io ho aspettato il giorno stesso in cui è uscito, mi sono trovato lì e le ho comprate tutti e tre. E me li sono pure rivisti un sacco di volte, questa è una cosa bella, nemmeno, non è solo un elemento feticistico, no, l'ho proprio visti. Un mezzo assolutamente utile. Assolutamente sì, ma proprio per la goduria dell'oggetto anche in sé, oltre che del piacere di vedere un bellissimo film. Senso del possesso. Eh sì, che fu pre-alessandrino. Grazie mille. Grazie a te, ciao.